Vorrei parlarvi oggi dell'ADHD, ovvero del cosiddetto disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività, ma nel quadro clinico che troviamo presente nei pazienti adulti. Molte persone ignorano questo problema. Credo sia molto importante parlarne perché si tratta di un disturbo psichiatrico molto rappresentato nella popolazione. Infatti, i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stimano una prevalenza media del 3,5% in Europa, con una variabilità mondiale che va dall'1,9% al 4,9%, a seconda delle varie realtà. Stiamo parlando quindi di grossi numeri di pazienti, almeno paragonabili a molte altre patologie mentali che ricevono in questo momento molta più attenzione. Ma che cos'è l'ADHD e perché non sta ancora meritando l'attenzione quantomeno in Italia? Allora, l'ADHD è una condizione cronica che inizia nell'infanzia e che poi si protrae durante tutta la vita di una persona. Si caratterizza da una diversità del neurosviluppo che comporta un quadro clinico caratterizzato da alterazioni cognitive con disattenzione e disorganizzazione ed alterazioni del comportamento con iperattività di impulsività, perlomeno in una definizione classica. Quello che è importante sottolineare è che ci possono essere diverse presentazioni di questo disturbo, ed è proprio questo fattore, insieme al fatto che l'ADHD si confonde facilmente con altri disturbi mentali, che ha reso difficile il suo riconoscimento, in particolar modo nella popolazione adulta. Abbiamo infatti forme a prevalenti sintomi di disattenzione e disorganizzazione, altre a prevalenti iperattività ed impulsività, e poi ci sono forme miste. Chiaramente le combinazioni possibili, le presentazioni possono essere virtualmente infinite, anche se alcune caratteristiche di fondo si ritrovano spesso come denominatore comune. Ma oggi vi voglio parlare proprio della forma dell'adulto, per cui iniziamo subito a dire che il riconoscimento della forma adulta dovrebbe sempre partire dall'analisi dell'infanzia del soggetto, per valutare la presenza dell'ADHD durante lo sviluppo. Quando c'è il sospetto, quindi, si procede spesso con la raccolta di dati presso i genitori, ad esempio, analizzando la documentazione scolastica, insomma, raccogliendo prove che ci forniscano indizi che ci fossero già anomalie nell'infanzia. Certamente non sempre è possibile attuare questa raccolta, ma una ragionevole certezza che il problema fosse presente a partire dall'infanzia è molto importante, per diverse ragioni. Bisogna ricordarsi che le anomalie da ricercare nell'infanzia non sono semplicemente di tipo comportamentale, ma anche psicologiche in senso lato, come disturbi dell'apprendimento, disturbi dell'umore o d'ansia, magari sotto soglia, o altre alterazioni di comportamento. Insomma, l'anamnesi deve essere molto accurata e inglobare anche l'adolescenza, una fase dove questo disturbo può mostrare presentazioni ancora più varie e difficili da riconoscere. Infatti nell'adolescenza le eventuali anomalie di comportamento, come l'iperattività, tendono ad essere meno rilevanti, ma il quadro si può complicare con condotte ad esempio antisociali, utilizzo di sostanze molto frequentemente, ed il quadro diventa molto spesso a prevalenza di sintomi come irrequietezza, disattenzione, scarsa capacità di pianificazione, impulsività, scarse competenze relazionali, difficoltà negli studi, non tanto magari per uno scarso bagaglio di capacità, ma come conseguenza di un assetto generale disorganizzato e poco affidabile, per così dire. Durante queste fasi della vita spesso le persone fanno uso della menzogna e della mancanza di trasparenza con gli altri, proprio per far fronte al loro senso di inadeguatezza e per coprire le loro mancanze e le loro difficoltà. Insomma, ci troviamo nell'adolescenza degli individui molto difficili, che sono destinati a diventare degli adulti davvero poco soddisfatti e che tenderanno ad essere ritenuti persone difficili o bizzarre, magari senza essere mai riconosciuti come persone fragili che necessitano di aiuto specialistico e non solo di un generico sostegno. Infatti, parlando dell'età adulta, vediamo che si riscontra una persistenza dell'ADHD almeno nel 50% dei casi totali presenti nell'infanzia, e gli studi retrospettici appunto ci dicono che il 3,5% circa degli adulti risponde ai criteri diagnostici dell'ADHD, un dato assolutamente rilevante, simile, anzi addirittura superiore ad esempio al disturbo bipolare, paragonabile invece al disturbo depressivo. Quindi stiamo parlando di una patologia con una prevalenza elevata nella popolazione, ma ancora poco riconosciuta. Nell'adulto l'ADHD è inoltre considerato un fattore di rischio per l'insorgenza di altre patologie mentali, che spesso anzi sono presenti, rendendo molto difficile riconoscere poi il disturbo di base. Ad esempio l'abuso di sostanze è una condizione spesso presente, che evidentemente confonde completamente la diagnosi. Ma anche i disturbi d'ansia, la depressione e i disturbi di personalità sono comorbidità molto frequenti, quindi per essere correttamente diagnosticati è necessario appoggiarsi a dei professionisti di esperienza o che quantomeno, lasciatemi dire, contemplino questa diagnosi, che è già un aspetto molto importante. Sì, perché in psichiatria, come per il resto della medicina, non si può pensare di curare bene una persona se non si è fatta prima una diagnosi adeguata, e quindi il rischio con questi pazienti è di considerarli ogni tanto ansiosi, ogni tanto depressi, alle volte dei tossici o addirittura psicotici nei casi più gravi. Insomma, spesso si sbaglia la diagnosi e questo lo dicono molti studi al riguardo, non sono opinioni personali. Non dimentichiamoci
ipotesi, quindi, che l'ADHD nell'adulto si manifesta con problematiche di comportamento di particolare impatto sociale, come ad esempio la difficoltà a mantenere il posto di lavoro, il causare frequenti incidenti stradali, trasgredire le regole, essere litigiosi e avere anche comportamenti criminali, specialmente se si cade poi in una dipendenza da sostanze. Da cosa deriva l'ADHD? Beh, come sempre non si parla di una causa singola, si parla di un'eziologia multifattoriale che include elementi di genetica e fattori socioambientali, oltre a caratteristiche dell'ambiente in cui appunto si è cresciuti, ma ci sono anche interessanti ipotesi connesse all'esposizione di elementi inquinanti o tossici, ad esempio il piombo o altre neurotossine, o addirittura cause infettive o abuso di alcol da parte di madri in gravidanza. Di sicuro particolari pattern di interazione relazionale all'interno della famiglia possono influenzarne pesantemente il decorso e soprattutto le manifestazioni cliniche, sia nell'infanzia che nell'adolescenza. Quali sono quindi le cure specifiche dell'ADHD? Probabilmente farò un video a riguardo, ma voglio iniziare a dire che si tratta sia di interventi farmacologici che di tipo psicoterapico molto specifico e anche cure innovative come saranno nel prossimo futuro le terapie digitali. Sul piano psicofarmacologico si utilizzano con ottimi risultati sia l'atomoxetina che il metilfenidato, i famosi farmaci dal nome Strattera e Ritalin che tanto hanno fatto parlare di loro per la loro campagna di antipsichiatria che accusavano i psichiatri di drogare i bambini. Vabbè, ma adesso non voglio entrare in polemica. In ogni caso, nelle forme dell'adulto come in quelle dell'infanzia forniscono buoni risultati, addirittura molto buoni. Ai farmaci vanno comunque sempre associate delle terapie che vadano ad aiutare le persone nella gestione dello stress e a favorire delle strategie per le alterazioni cognitive connesse alla disattenzione e alla scarsa efficienza nella programmazione delle attività. Si parla in questo senso sia di mindfulness, di psicoterapia cognitivo-comportamentale specifica per l'ADHD, ma anche l'utilizzo appunto di terapie digitali che funzionano come allenatori da sostegno per gli aspetti della disattenzione. Ovviamente è sempre necessario istruire i pazienti e i loro familiari sul disturbo per favorire una comprensione ed un sostegno tutt'altro che secondario in questo genere di pazienti, quindi la psicoeducazione è un altro intervento fondamentale. Concludo dicendo che l'ADHD è forse più che altri disturbi psichiatrici un esempio di neurodiversità che può trasformarsi velocemente in una grave malattia in alcuni contesti ambientali specifici, specialmente se presente stigma e scarse possibilità di diagnosi e anche scarse conoscenze, lasciatemi dire, anche da parte degli specialisti che invece dovrebbero essere dei tecnici a riguardo. Per cui è davvero importante per noi psichiatri lottare affinché la possibilità di ricevere la migliore diagnosi e di migliori trattamenti sia un diritto di ogni cittadino. Come molti colleghi o pazienti sanno benissimo, ad oggi in Italia le cose non stanno purtroppo ancora così. Ok, ma questo è solo un primo video, a riguardo ne farò degli altri perché l'argomento in Italia è molto poco frequentato, direi, e le persone non lo conoscono bene. Spesso anche gli operatori della salute mentale, alcuni operatori della salute mentale hanno qualche carenza a riguardo. Bene, grazie di aver seguito questo video, se vi è piaciuto datemi un like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi al mio canale YouTube o al podcast a seconda del luogo digitale dove mi state ascoltando. Grazie ancora e alla prossima!